Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su Libri TV. Oggi in collegamento, come già è accaduto con altri video, con Paola Sbardellati, psicoterapeuta in forza all'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma, e parliamo di psicologia e comunicazione. Vi ricordo che intanto i nostri video, le nostre piccole conversazioni cominciano a essere, insomma, diciamo numerose. Le organizzeremo in una playlist per cercare di renderle più fruibili. Psicologia e comunicazione. Qui siamo reduci da un lockdown, da un'epidemia che ancora in qualche modo è in corso. C'è stata un'overdose di informazioni e comunicazioni dai vari media, un po' per tranquillizzare, un po' per informare. Però, insomma, io penso che siano state anche loro parte di un'ansia collettiva, di ansia e angoscia collettiva che si sono sviluppate. Io do subito la parola a Paola Sbardellati, la ringrazio di essere qui con noi. Prego, prego, buonasera a tutti. Sì, allora c'è stata un po' di ansia, molta preoccupazione tra le varie persone, no? Ci colleghiamo sempre un po' a tutto quello che è successo durante il periodo della quarantena. E tutti sono stati incollati alla televisione o a seguire i telegiornali o tutte le notizie anche su internet a proposito sempre di quello che stava accadendo, quindi è stato poi importantissimo tutto quello che è stato detto intorno al coronavirus e all'andamento, no, delle varie situazioni in tutta quanta l'Italia, ma in tutto il mondo. Quindi la comunicazione ha avuto un ruolo importantissimo in questo contesto. In realtà ce l'ha sempre un ruolo fondamentale, perché non si può non comunicare, partiamo da questo assunto. Quindi ogni volta che noi ci poniamo nei confronti di una persona con qualunque mezzo, comunichiamo sostanzialmente. Quindi figuriamoci in una situazione in cui tutti erano molto attenti a quello che doveva essere detto per far sì che ci fosse una tranquillizzazione, per orientare le persone, è stato importante il modo in cui si è comunicato. I primi tempi, diciamo, e forse questo l'abbiamo notato un po' tutti, c'era una comunicazione che era vaga, non si sapeva molto di quello che stava accadendo, di come contenerci, contenere le persone, orientarle, e questo ha fatto sì che ci fossero spesso, ecco, dei comportamenti non proprio igienici, no? A proposito proprio del coronavirus. Poi la comunicazione è diventata un po' più specifica, forse anche troppo tecnica, e lì c'è stato e c'è tuttora tutto quel grandire sulle persone che hanno popolato poi le trasmissioni in ogni rete, anche internet, e sembrano tuttora tutti esperti, virologi, epidemiologi, quindi c'è stato un pullulare proprio di tecnicismi e le persone si sono indottrinate, hanno cominciato veramente a capire di tutto, e lì la comunicazione secondo me non è stata molto efficace, perché dobbiamo anche prestare attenzione a far arrivare il messaggio, no? Il giusto messaggio al nostro destinatario, quindi il mittente deve commissionare bene, io dico il pacco, che può essere usato come metafora, perché altrimenti anziché essere un pacco regalo diventa un pacco bomba sostanzialmente, e forse durante il periodo della quarantena di bombe ne sono esplose diverse, per cui le persone si sono allarmate, le persone non si sono orientate, le persone hanno fatto spesso il contrario di quello che veniva suggerito loro, e questo ha aumentato l'ansia, ha aumentato la confusione. Alcune persone, quindi, ad un certo punto mi è capitato spesso di sentire tra i miei pazienti, hanno preferito proprio rinchiudersi, non uscire se non per cose necessarie, ha detto così, a scanso di equivoci, comunque io mi preservo, perché poi anche la pericolosità inizialmente non è stata proprio ben intuita, ma via via del virus, ma via via poi invece si è esplicitata in tutto quello che poteva essere la sua drammaticità con tutti i morti che ci sono stati. Quindi diciamo che tuttora la comunicazione viene su questo argomento viene fatta, viene effettuata, ma non sempre, da quello che io sento, è ben costruita, ben organizzata. Ripeto, bisogna essere attenti molto 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 al confezionamento del messaggio, a tradurlo in un giusto codice, altrimenti si rischia di essere fuorvianti. Sì, ci sono
varie considerazioni che si possono fare, intanto anche qualcuna in premessa. Per esempio, il fatto, mi sembra che abbiamo già detto, ma bisogna sempre tenerlo presente, che di questa vicenda del Covid, insomma, sostanzialmente il mondo e quindi anche la comunità scientifica, che era in qualche modo la protagonista della comunicazione, molto spesso nelle varie trasmissioni di informazione, si davano molte notizie e nozioni scientifiche, insomma, ne sono venute a conoscenza da 4-5 mesi, quando parlavano anche da meno, ovviamente. E quindi l'esigenza di certezze, di risposte dell'utente, che è soprattutto utente televisivo, perché sostanzialmente si parla della televisione, era un'esigenza, insomma, che divorava queste informazioni, ma un po' non veniva soddisfatta, perché qualcuno dava certezze, però se si cambiava canale, poi c'era un altro scienziato che diceva cose diverse, ma questo mi sembra che un po' è anche nella naturalità delle cose, quando piano piano un processo di conoscenza progredisce. Quindi Certo. questo ha dato, forse ha spaesato un po', perché la gente, le persone, gli utenti, tutti noi vorremmo delle risposte certe, come su, per esempio, una malattia che si conosce da tanto tempo, il che è difficile da ottenere. E Difficile. poi un'altra considerazione che io vorrei fare, vorrei sapere, insomma, se tu sei d'accordo, lo scienziato in questo caso, epidemiologo, quello che è stato, insomma, che tuttora è stato, diciamo, fagocitato nel sistema mediatico, ed è diventato anche involontariamente, certe volte, o magari certe volte volontariamente, un personaggio. Il mezzo televisivo è un mezzo, diciamo, asimmetrico, sono delle considerazioni pasoliniane ormai di vecchia data, che un po' crea questa disparità. Quello che dice, insomma, è un qualcosa di importante comunque, e si è un po' anche creato un personaggio. Forse questo ha inficiato un po' l'efficacia della, diciamo, della comunicazione. Sì, un po' sì, perché è vero quello che stavi adesso dicendo tu, no? Che comunque le persone volevano gli esperti e quindi che cosa si è pensato di fare? Di invitare gli esperti nelle singole trasmissioni, perché le persone vogliono chiarezza, vogliono certezza, tutti vogliamo sempre sapere per muoverci, per controllare, per orientarci, figuriamoci in questa situazione. Pertanto la figura per eccellenza esiste e viene invitata. Chiaro è che lui ha fatto il suo lavoro, ma c'è anche da dire, e questo vale un po' per molte professioni, ci sono varie teorie su quello che poi si sta studiando, non si segue solo un unico canale, e questo mi sembra anche importante perché effettivamente l'evoluzione si fa su più strade, non su un unico canale, e quindi se noi dobbiamo andare un po' a stimolare un ragionamento, una ricerca, vengono percorsi più strade, più linee, no? Di pensiero. Questo un po' ha però chiaramente creato confusione nelle persone, perché le persone che volevano un'unica vera, assoluta verità si sono ritrovate spesso con sfaccettature diverse e questo ha reso poi tutto meno efficace. Quindi bisogna un po' anche stare attenti, no, a quello che effettivamente accade quando si invita un professionista, proprio un virologo anche in una trasmissione e parla il suo linguaggio giustamente in base alla sua formazione e a quelle che sono le sue conoscenze e alla sua linea Spesso giustamente. non è un divulgatore. No, bravissimo, non è un divulgatore, è una persona che fa il suo lavoro e lo fa in solitaria, silenziosamente, poi vengono pubblicati, semmai, no? Una serie di studi e sono spesso quelli che poi creano la certezza, perché è attraverso gli studi, attraverso le sperimentazioni che si arriva poi a conoscere qualcosa. Questo purtroppo è stato sfruttato forse male, le persone l'hanno interpretato male, perché se io mi aspetto di vedere una cosa che è rossa e loro me la chiamano un po' arancione, un po' fucsia, eccolo lì che si è creata la confusione. Però chiaramente il discorso è, da un lato è stato utile secondo me per far comprendere quanto fosse complesso e quanto significa poi faticoso anche raggiungere un discorso di comprensione del funzionamento dell'andamento di un virus per poter trovarne, speriamo, un vaccino, no?
E quindi era utile che questo avvenisse, chiaramente a discapito dell'efficacia di quello che può essere la comunicazione, ma nei termini dell'aspettativa della persona che stava lì di fronte magari a uno schermo ad aspettare che ci fossero delle risposte definitive, e questo è impossibile rispetto a determinati argomenti. Quindi, se per efficacia intendiamo che non c'è stata un'unica, no, vera verità, chiaro che questo è venuto meno, però credo che fosse un passaggio fondamentale, quasi inevitabile. Poi, per come siamo organizzati noi, quando c'è una novità, un qualcosa che accade, subito andiamo a contattare gli specialisti, no? È un modo anche, se vogliamo, coscienzioso per dare struttura a quello che può essere la divulgazione di un'informazione. Certo. Senti, ma dal tuo osservatorio di terapeuta, hai avuto, diciamo, delle sollecitazioni su questa cosa, cioè qualcuno che era spaesato, qualcuno che chiedeva come devo orientarmi, perché poi c'era questo doppio binario della televisione e di internet. E Bravissimo. anche l'episodio, no, l'episodio, gli episodi numerosi delle stesse persone che in tempi brevi diversi hanno detto cose diverse. E Sì. anche questo. Sono delle cose, mi sembra, anche abbastanza plausibili e umane. Sì, infatti questo ha sollecitato nelle persone il fatto di veder chiaro, e quindi magari i miei pazienti, per dire, ma anche al lavoro in ospedale, visto che posso essere stata un punto di riferimento in tutto il periodo della quarantena. Al di là del fatto che lo fossi anche prima, però lì ancora di più, chiaramente si interfacciavano con me queste persone proprio per avere delle delucidazioni, e mi ritrovavo a dire sempre le stesse cose, che poi erano le cose, se vogliamo, più elementari, proprio spogliate di ogni tecnicismo, di ogni ragionamento, perché non è di mia pertinenza. Io posso sapere più o meno come funzionano determinate cose, ma dando loro delle linee guida affinché si orientassero, perché le persone poi volevano poco, in realtà volevano un po' capire quanto fosse pericoloso, come si dovevano comportare e quello che ci si doveva aspettare nei tempi brevi o medio-lunghi, proprio per potersi organizzare, per non cedere alla paura, per non spaventarsi, perché loro si sono spaventate, le persone si sono spaventate. Quindi le continue richieste erano, ma ogni settimana che io risentivo le stesse persone, sempre le stesse, quindi mi ritrovavo a dire sempre la stessa identica cosa, che va benissimo, e questo per noi terapeuti, cioè la ridondanza, la ripetitività, spesso è uno strumento che utilizziamo proprio per tranquillizzare e far capire che quello è il concetto, non ci sono altre cose che la persona deve andare a pensare, su quelle si deve orientare, punto. Questo, se la persona lo sa fare in maniera tranquillizzante, aiuta chiaramente. Le persone riescono a dire: ah sì, ok, funziona proprio così, allora è così che mi devo muovere, sto più tranquillo, perché poi le persone volevano essere tranquillizzate. Quindi sto dicendo in poche parole che nella comunicazione, al di là del contenuto, il fatto di essere stati ripetitivi quindi ha aiutato. Questo fa Perché parte. tu intendi che in qualche modo si innesca il reperimento di conferme, che è tranquillizzante. Le persone volevano essere tranquillizzate. Se io cambio 700 volte la mia versione, poverine, aiuto la confusione, aiuto il disorientamento, andando a cogliere quella che era il nocciolo poi di tutto quello che stava avvenendo, davo le informazioni basilari e essenziali affinché loro fossero al sicuro e si sentissero sicure. Questo è quello che io ho ripetuto, ma non per farle fesse contente, perché questo è quello che andava fatto. Al di là poi del ricevere un'informazione, se vogliamo, più specifica, più in questo caso scientifica, anche andare a vedere delle trasmissioni dove c'era magari il virologo, ma le linee guida essenziali spesso erano quelle che mi si richiedevano. E la mia comunicazione lì doveva essere il più possibile pulita, elementare, libera da altri ragionamenti. Quindi quando noi parliamo, spesso facciamo un ragionamento su un altro ragionamento e poi magari perdiamo il filo del discorso. E un allenamento di noi terapeuti è proprio quello di star dietro a tutte le singole finestre che vengono aperte dalla persona, e poi teniamo le fila del discorso e riportiamo all'inizio, no? Da quello che siamo partiti.
In realtà il discorso doveva essere invece libero di queste altre aperture, quindi sempre concentrato, se vogliamo, su quello che poi era l'obiettivo della persona che veniva lì a chiederti: mi dai una sicurezza? E sulla sicurezza tu dovevi andare senza aprirne altri di file. E questo poi in realtà è un qualcosa che noi dovremmo tenere sempre aperto quando parliamo come concetto, perché o ci perdiamo oppure diventiamo meno efficaci. Abbiamo, diciamo, esordito con appunto questa specie di titolo Psicologia e comunicazione. Quali sono, insomma, la comunicazione è un qualcosa che ovviamente è reciproco e a doppio senso. Quali sono le regole migliori, più generali, diciamo, che si possono applicare un po' a un maggior numero di casi possibili per una buona comunicazione? Allora, la prima cosa l'hai detta tu adesso, perché hai detto la comunicazione è a doppio senso, no? Quindi non possiamo non tenere presente che mentre parliamo c'è qualcuno che ci ascolta. Quindi deve essere uno scambio la comunicazione, dove la persona che parla deve tenere presente di chi ha di fronte, quindi il nostro destinatario del nostro messaggio, per cui lo deve confezionare ad hoc, e poi deve essere anche capace di assumere il ruolo contrario, quindi quello che poi riceve il feedback, cioè il messaggio di ritorno da parte del suo interlocutore che si presume abbia compreso quanto noi stavamo appunto dicendo in prima battuta. E ci deve essere una circolarità. Se in qualche modo questa circolarità viene meno, io sto facendo i famosi monologhi, mi piace parlare, sento la mia voce, è fine a se stessa, parlo per me, non tengo presente chi ho davanti. Quindi la prima regola è proprio questa. Chiaramente ho detto tante cose adesso che ho parlato, no? Per cui io che dico un qualcosa lo devo dire in maniera chiara, devo codificare il mio messaggio in maniera pulita affinché chi mi ascolta lo riceva bene, lo sappia aprire, decifrare con estrema semplicità e rispondermi. Se uno di questi passaggi viene meno, chiaramente la comunicazione non sta funzionando. E lì intervengono tutti quei fattori che giustamente sono psicologici, che poi fanno sì che la comunicazione diventi complicata. Perché se io voglio dire una cosa e l'altro non mi comprende e mi dà un cenno che non mi sta comprendendo, io devo sapere in qualche modo dirmi: ma ho sbagliato qualcosa? Oppure lo chiedo al mio destinatario, l'altro mi dà magari quella che è la linea guida, io riformulo, altrimenti si creano frustrazioni su frustrazioni e lì si può arrivare ad una discussione dove non si discute neanche per quello che può essere il contenuto, ma per la modalità. Ho E capito. spesso questo è quello che succede. Si va più a discutere per una modalità che per quello che era magari il pensiero che io volevo esprimere. Quindi l'efficacia deve tenere presente anche di questo aspetto. Cioè il metodo è basilare, viene prima del merito. Sì, io devo assolutamente rendermi conto che non tutti parlano la stessa lingua, non parliamo tutti la stessa lingua, ma possiamo, se in qualche modo ci mettiamo in un ascolto attivo. Io posso anche iniziare a parlare secondo quello che è il mio modo, ma se vedo che l'altro, vedo anche da quella che è la sua espressione, che non mi sta seguendo, e io me ne accorgo perché la comunicazione non è solo verbale, è anche non verbale. Per esempio, ci sono tanti studi che sono stati fatti sulla metacomunicazione, no? Metacomunicare significa io dico un qualcosa, sto parlando adesso, ma la mia mimica facciale dice esattamente il contrario. Chi ho davanti un attimo rimane sconcertato, dice: ma che sta dicendo questa? È impazzita, è confuso. E me la fa notare questa cosa perché a sua volta ha un'espressione, anche se non dice nulla, però io me ne accorgo che c'è un punto interrogativo sul suo volto. Posso fare due cose, o lo colgo o lo ignoro. Se voglio comunicare, lo devo cogliere, lo devo vedere, devo dire: scusa, ma non mi sono spiegata, cos'è che non stai comprendendo? E ricomincio. E allora lì mi setto su quello che magari è il modo di parlare dell'altra persona, bisogna anche venirsi incontro, perché non tutti abbiamo la stessa cultura, non tutti ovviamente abbiamo lo stesso modo di parlare, no? Non tutti hanno la stessa mimica, perché poi ci sono delle persone che hanno anche delle difficoltà nell'espressione
della propria, del proprio pensiero attraverso il non verbale. Quindi dobbiamo tenere presenti tanti aspetti e non possiamo pensare che tutti siano uguali a noi, altrimenti si diventa autoreferenziali. E lì la comunicazione è inefficace, quindi comunicare in modo efficace è in modo semplice, tenendo conto chi ho davanti, confezionando bene questo mio pacco regalo e facendo sì che l'altro poi mi dia un'informazione di ritorno di quello che è stata la comprensione e io a mia volta restituisco. Per cui questa circolarità mi garantisce una comunicazione efficace. Tenendo presente poi tutto quello che ruota intorno, perché la parte non verbale, ahimè, è fondamentale, dalla gestualità alla mimica, a quello che può essere anche un semplice mugugno, no? Il non dire, ma dire, cioè ci sono tanti, tanti, Sì, tanti sì, sì, sì. aspetti. Sì, no, no, adesso mentre parlavi stavo proprio così ragionando e facendo degli esempi nella mia, insomma, esperienza che effettivamente ci sono delle persone che con un semplice mugugno o qualcosa del genere al momento giusto dicono molto più che usando 100 parole, insomma, perché poi Esatto. è anche una questione caratteriale, eccetera. Senti, uno degli ingredienti della comunicazione in questo periodo, ma in generale della comunicazione che si riceve tramite informazioni, cioè del comunicare ricevendo e poi dopo elaborando se si riesce, e stavamo parlando per esempio della televisione, sono le immagini che hanno un'importanza, che vengono poi commentate con voce, eccetera. Ecco, ci sono state secondo te delle immagini che sono state particolarmente forti, che sono rimaste la ripetizione, nell'immaginario delle persone che hanno anche, forse anche turbato. Io personalmente ti faccio un esempio: l'immagine delle bare associate ai camion militari che venivano portati, o i camion militari associati alle bare che venivano trasportate, è una cosa che mi ha particolarmente scosso e mi ha dato l'idea della gravità della cosa. Poi ci sono tutti quanti studi che dicono che la cosa era studiata, che era voluta per cercare di infondere preoccupazione, quindi prudenza. Adesso poi queste sono tutte, per carità, scienze anche queste, ma insomma, io sono stato colpito da questo. Sì, tante persone sono state colpite dall'immagine dei camion che uscivano dalla città e portavano le bare, no? Quindi questo me l'hanno detto diverse persone, ma io stessa quando l'ho vista sono rimasta perché era questa processione di camion infinita, sembrava appunto. Altre immagini che i miei pazienti spesso mi hanno riferito essere state scioccanti erano guarda, alcune persone proprio le prime immagini che mostravano dei cinesi che stavano male e dicevano ma cadono per terra, cadono svenuti, no? E nessuno li raccoglie, quindi addirittura all'improvviso che si vedevano delle immagini che c'era il cedimento fisico. E poi, ahimè, quelle che hanno un po' segnato oltre le bare sono state quelle della rianimazione, quindi le immagini delle persone che purtroppo ricevevano le cure in rianimazione, quindi intubati, chiaramente con il famoso pallone che avevano sulla testa che li aiutava a respirare, e poi chiaramente tutta una serie di immagini anche delle barelle che sono le Ebola, no? Quelle ovviamente chiuse che trasportavano via le persone, magari dall'abitazione, poi in una ambulanza e via la corsa in ospedale. Queste sono le immagini che sono rimaste più impresse, che hanno fatto capire effettivamente quanto fosse grave, quanto fosse anche chiaramente difficile da gestire, perché poi le persone rimanevano isolate, quindi anche il fatto che alle immagini si dicesse che c'era un isolamento sostanzialmente ha terrorizzato un po'. Quindi queste sono quelle più rafforzative, se vogliamo, di quello che poi veniva via via detto e veniva compreso strada facendo, perché la comprensione è stata ed è ancora in itinere del virus, no? Del Certo. coronavirus, quindi si sta piano piano procedendo, però le immagini che hanno rafforzato tutto quello che si diceva, secondo me, sono queste, quelle che poi, tra l'altro, hanno un po' scioccato e anche però fatto capire la gravità, per cui le persone forse si sono riorganizzate, ridimensionate in quello che era il loro piglio iniziale di dire, ah, vabbè, ma non è vero, non c'è nulla, io vado, no? Per cui
inizialmente c'era pure una sorta di arroganza, di strafottenza, quando si è visto un po' quello che stava accadendo, e lì era difficile che ci fosse una costruzione della persona che stava male. Allora ho detto: un attimo, vediamo un po' quello che veramente sta accadendo, e ci si è messi all'ascolto. Quindi anche questo poi è un altro aspetto importante della comunicazione, l'ascolto, no? Passivo e l'ascolto attivo, quindi l'attenzione che viene data a colui che sta parlando, perché altrimenti io posso essere anche una brava comunicatrice, efficace, ma se l'altro non è nella condizione di ascolto, sono fallimentare. Vorrei tornare nell'ambito di una nostra trasmissione in precedenza in cui abbiamo parlato dei rapporti di coppia in questo periodo. Una parte, diciamo, di un rapporto di coppia è anche nella comunicazione, insomma, è una parte importante. Ecco, e in questo periodo la comunicazione nelle coppie com'è stata? Penso che sia stata influenzata anche da questa situazione generale. Tesa, allora, diciamo tesa inizialmente, perché allora, come abbiamo detto infatti in una precedente, no, nostra comunicazione, nostra intervista o lezione, chiacchierata, effettivamente le persone erano preoccupate, si sono ritrovate, abbiamo detto adesso facciamo una sintesi, costrette a stare più tempo insieme, e quindi lì la comunicazione si è dovuta. In alcuni casi si è dovuta riorganizzare perché alcune persone hanno deciso di non riorganizzare nulla, di rimanere quello che erano e quindi si sono separati perché c'è stato questo. Quindi chi si è voluto riorganizzare ha compreso che quel modo di parlare non funzionava con la propria partner. E lì ci sono state delle scoperte, cioè le persone magari erano abituate a poche chiacchiere, spesso la sintesi di alcuni argomenti e non un discorso magari di voler continuamente ragionare su alcuni aspetti. Se le persone non si sono trovate in linea c'è stata tensione, quindi chi voleva parlare per anche, come dire, avere una maggiore complicità oppure comprendere oppure per sfogare la propria preoccupazione, se non ha trovato un'accoglienza dall'altra parte, si è generato chiaramente un clima teso, per cui sono nate delle discussioni, discussioni che si sono in alcuni casi trasformate in delle vere e proprie fratture, come abbiamo già anche detto. Quindi diciamo che quelle coppie che avevano già delle micro fratture si sono fratturate definitivamente. È stato un po' difficile riorganizzarle, forse la riorganizzazione migliore è stato proprio attraverso la comunicazione esplicita e diretta, far chiaramente dire quelli che erano gli obiettivi, obiettivi diversi e quindi strade diverse. In altri casi, per fortuna, dove c'era un nucleo un po' più solido e quindi è semplicemente stato un po' una sorta di risposta adattativa, no? A quello che era il virus, a tutta la quarantena, le limitazioni, poi le persone si sono riorganizzate e quindi hanno tratto beneficio da quello che poi era il cuore sano della coppia. Quindi spesso le comunicazioni possono essere anche magari aggressive, tese, ma non è detto che siano sinonimo di incomprensione, perché le persone si devono riorganizzare, devono capire. Poi quando io comprendo mi rioriento. Se si ha la pazienza di ascoltare, allora ci si orienta, altrimenti se io ho più l'attenzione su di me, su quello che voglio dire e poco mi sto a preoccupare che l'altro mi voglia invece a comprendere e ascoltare, lì già mi sono perso l'altro, l'ho perso perché sono tutto autocentrato. E questo purtroppo è stata l'altra cosa che si è verificata spesso, per cui in realtà questo periodo ha semplicemente fatto emergere delle cose che verosimilmente erano già in essere, si sono slatentizzate, sono uscite fuori e abbiamo dovuto un po' lavorare su una cosa che andava comunque lavorata. Quindi tutto sommato questa quarantena non ha fatto solo danni, ha anche accelerato un processo che magari non sarebbe stato in questi termini subito preso in considerazione velocemente, e grazie al coronavirus, grazie chiaramente per quello che stiamo dicendo noi, si è potuto invece lavorare su dei nodi che erano già esistenti ma ben coperti ancora. Perché le distanze spesso non aiutano, no?
Sì, io volevo darti la possibilità di un pochino illustrare una cosa che tu, in una fase, diciamo, preparatoria di queste nostre conversazioni, mi hai detto, che sostanzialmente è impossibile non comunicare. Sì. Rientra un po', praticamente è quasi un segnale vitale il comunicare. Certo. Questo, secondo te, comporta anche una responsabilità? Certo. Infatti, come dicevo prima, siccome è proprio un assioma quello che ho appena detto, cioè non si può non comunicare, è un assioma della comunicazione, quindi è proprio una regola. È vero, io ho una responsabilità. Quando io parlo, non ci penso quasi mai, ma ho una responsabilità di fronte a una persona. La persona può essere ferita da quello che io dico, può essere invece rasserenata, rassicurata. Io faccio molto con quella che può essere la mia comunicazione. Quindi, se soprattutto l'altro ci tiene a me o comunque ha fiducia, la mia è una grande responsabilità. Quindi questo sì, assolutamente, le persone questo spesso non lo tengono presente. Ci sono persone che parlano e le parole sono coltelli. Parlano magari con l'intento di costruire, ma in realtà stanno ferendo, ferendo pezzettino dopo pezzettino, e la persona piano piano comincia a dire: aspetta, devo prendere delle difese perché questo se no mi uccide, mi massacra, e quindi comincia a distanziarsi. E spesso colui che parla e magari aggredisce con le parole senza ragionare su questa cosa, neanche la nota il distanziamento, pensa che invece lo stia gestendo l'altro, e quindi è come se fosse contento, sia contento di quello che è il risultato, fino a che poi c'è la famosa separazione, perché nessuno ama continuare a prendere delle coltellate, no? Quindi se io poi non riesco a dirlo in modo esplicito. Separazione, diciamo, in termini di incomunicabilità, in Sì. primis. Sì, quindi la responsabilità è tutto, Gianni, cioè bisogna sempre tenere presente che quando noi parliamo possiamo o costruire o demolire. Quindi la nostra attenzione, per questo io ci tengo sempre a dire che veramente bisogna essere più semplici possibili, il tenere presente quello che può essere l'altro se lo conosciamo, se non lo conosciamo, essere più neutri, oppure chiedere poi dei feedback perché l'altro così si sente considerato nel processo comunicativo, altrimenti è come se io stessi parlando soltanto per il mio piacere, quindi fine a se stesso, e questo non va bene. Quindi la responsabilità è enorme, ma le persone non riflettono su questo, lo danno per scontato che siccome noi parliamo, appunto, non c'è nessun tipo di problema. Anche no, cioè parliamo e si possono creare dei problemi laddove per esempio non ce ne sono. Parliamo e le persone magari da quello che noi diciamo possono fare delle cose. A me è capitato, per esempio, dove lavoro, di assistere a situazioni, ahimè, parliamo in questo caso di pazienti che sono stati non ben seguiti e che hanno avuto delle reazioni corrispondenti a quello che poteva essere stato detto loro, e nella disperazione reagire in un modo non giusto, non consono. Lì però chi ha parlato non si è reso conto del danno che ha fatto. Quindi la responsabilità è secondo me quella che poi guida la persona a parlare bene. Poi possiamo essere più attenti anche a un uso di tanti vocaboli, no? Un eloquio più forbito, quello che vogliamo, ma a me neanche interessa più di tanto. Se uno vuole colorare un po', può colorare, ma a me interessa sempre la semplicità e la chiarezza. Per cui con i miei pazienti, io per esempio, questo è quello che faccio, e cerco di farlo chiaramente anche con le persone a cui tengo. Lì subentrano come con tutti però dei problemi, perché l'affettività spesso gioca un ruolo ovviamente. L'affettività gioca un ruolo, aiuta o non aiuta? Bravo, a volte contrario, perché io anziché stare attento a quello che può essere, no? Un discorso in cui si trova l'altro a livello affettivo oppure in quel momento proprio di sensibilità, spesso vado a dire la cosa peggiore con chi penso di potermelo permettere perché dico tanto mi capisce, ma anche no, perché l'altro poverino in quel momento invece avrebbe bisogno della stessa attenzione e cura che io ho nei confronti di un estraneo e si ritrova invece
una zozzeria di comunicazione. Quindi chiaramente alla fine pure non considerato, non sentito, maltrattato e chi più ne ha più ne mette. Quindi l'affettività, l'emotività spesso gioca un ruolo contrario. Abbiamo meno pazienza con le persone a cui noi teniamo. Perché purtroppo, e questo è un po' un difetto di tutti Perché noi, c'è un discorso del dare per scontato alcune cose, troppe forse. pensiamo che ce lo possiamo permettere, che l'altro ci conosce, quindi diamo per sottinteso tanti aspetti, invece la comunicazione non deve sottintendere, meglio spenderci un po' di più, avere pazienza di ascoltare per evitare disastri. E spesso siamo. Magari nel tempo diventa sempre più sotto, più sotto, più sotto e diventa seppellito e l'inteso sparisce, resta solo sotto. Bravissimo, sotto poi c'è la costruzione della lapide definitiva, no? Lì, perché poi è quello che accade, esatto, che è la morte poi di ogni comunicazione, la fine di ogni comunicazione. Quindi sì, no, a volte non aiuta, è esattamente l'effetto contrario sortisce, la parte affettiva, sentimentale, emotiva. In generale le emozioni giocano sempre un ruolo, le dobbiamo conoscere, le dobbiamo saper ben canalizzare, non gestire, usare nel giusto modo, altrimenti, chiaro, diventa un gran disastro, un gran disastro. Poi con le persone che conosciamo, i sistemi familiari, che io dico sono diabolici per definizione. Diabolici. Eh sì, a noi terapeuti i sistemi familiari fanno penare tanto quanto le separazioni, per cui in quelle circostanze uno dice una cosa, ma l'altro, anche se la pensa, per il fatto che l'ha detta in un modo sbagliato oppure in un momento sbagliato, fa avere la reazione esattamente contraria a quello che magari è il suo pensiero. Paola, stiamo in chiusura, è passato il tempo, è volato. Qualche piccolissima, diciamo, battuta rapida di regole, anche un po' di, diciamo, propositive, di speranza, come dobbiamo comportarci per cercare di vivere questo tempo che ci resta nel modo più, non dico felice, ma insomma sereno possibile, insieme agli altri nostri simili. Sì, io penso che dovremmo avere molta pazienza, pazienza con noi e con l'altro, perché se siamo in grado di darci del tempo, quel tempo è un tempo di giusto ascolto e giusta comunicazione, quindi giusta relazione, perché lì si crea la relazione, altrimenti se non si è pazienti, non si ha voglia di spendere quei 5 minuti in più. Se si è da soli, si litiga, non ci si relaziona, quindi nascono frustrazioni, problemi. Poi, per carità, io ho la fila poi fuori dallo studio, dovrei essere anche contenta, ma dispiaciuta perché sono cose evitabili. Quindi, diciamo, innanzitutto avere pazienza, pazienza con noi, pazienza con l'altro. È sempre meglio quando ci distraiamo, perché poi la distrazione avviene continuamente, dire. Ci facciamo meno brutta figura a dire scusa, mi sono distratto un attimo, potresti ripetermi per cortesia? Oppure non ti stavo ascoltando bene. E allora un po' più di pazienza aiuta perché sono tutti questi meccanismi che vengono recuperati e si migliora quello che può essere il discorso del rapporto, se lo vogliamo. Se poi vogliamo essere degli eremiti, delle unità. Un po' difficile oggigiorno, però la strada, insomma, che io consiglio è questa, no? Dell'essere pazienti con noi e con l'altro. Quindi metterci veramente in una situazione di ascolto ci fa relazionare. Poi comunque essere eremiti diventa un pochino uno simbolo con la comunicazione, parliamo con noi stessi. Bravissimo, bravissimo. Poi si ha fame di comunicazione, le persone anche che vogliono stare da sole nel momento in cui beccano qualcuno fanno nero, perché ho assistito a delle scene che persone che dicono ah, io sto bene da solo, io sto bene da solo, io mi trovo da solo, ma nel momento in cui quel povero malcapitato parla viene fagocitato, pulito fino all'ossicino senza più un pezzettino di carne addosso. Quindi questo fa capire quanto poi sia effettivamente un bisogno, no? E allora la pazienza, l'ascolto, questi sono i Perfetto. consigli. Paola, ti ringraziamo di questo ennesimo appuntamento. Ricordiamo che ieri è stato San Pietro e Paolo e quindi facciamo gli auguri di buon onomastico. Grazie. Grazie ancora. Paola Sberdelati, lo ricordiamo, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma. Al prossimo appuntamento, continuate a seguirci. Grazie, grazie a tutti.